Andiamo ora a Sarzana, dove si è inaugurata la 12ª edizione del Festival della Mente. Quest'anno la manifestazione è dedicata al tema della responsabilità. Marco Bartolini. 60 eventi, 88 protagonisti, 14 location, più di 500 volontari per i 3 giorni del Festival della Mente, la rassegna dedicata alla creatività al Via Sarzana, in provincia della Spezia. Letture, spettacoli, incontri e confronti che quest'anno seguiranno il filo conduttore della responsabilità, declinata nelle formule più diverse. È un momento in cui mi sembra che le idee stentino, le idee buone, i pensieri alti stentino a uscire e a diffondersi. È un momento in cui anche in Europa, come sappiamo, insomma, c'è bisogno di qualche stimolo in più. I festival italiani credo che possano dare un contributo. Il Festival della Mente ha uno slogan, che è quello di come nascono le idee. Ecco, speriamo di portare buoni stimoli, buone idee e buoni propositi. Motore del festival, i volontari che accolgono, informano e aiutano gli ospiti. Sono l'anima del Festival della Mente, i 500 giovani volontari che vengono da tutta Italia per noi è la cosa più importante perché fa capire quanto anche la cultura riesca ad attirare le giovani generazioni. Il festival è arrivato alla 12ª edizione, una formula di successo copiata e replicata negli ultimi anni in molte rassegne in tutta Italia. Gli altri sono monotematici. E sulla comunicazione, sul jazz, sul teatro, no, su un argomento, antropologia, eccetera, psicologia. Il nostro è veramente sulla creatività. E per parlare della creatività bisogna mettere insieme tutte le discipline, tutte le arti, tutti i mestieri, proporre un tema, come facciamo quest'anno, quello della responsabilità rispetto al futuro, e attorno a questo cominciare a ragionare mettendo in campo tutte le discipline possibili e immaginabili. Importante anche il programma per bambini e ragazzi, biglietti quasi esauriti in tutti gli appuntamenti fatti di laboratori, letture ed esperienze, e questo fa sperare ancora per il futuro.